Tutto un viaggio da clandestino senza avere il passaporto in tasca. Ho viaggiato 5 anni per arrivare in Italia, mi sono fermato in tanti paesi e perciò, non potendo stare in questi paesi, ho cercato di andare avanti e sono finito in Italia. La mia paura più grande è di non poter parlare, di non poter comunicare, di non rimanere senza parole. Uno deve avere avere la piccola responsabilità di mantenere la sua responsabilità. Deve essere giusto con se stessi e poi deve essere giusto con gli altri.